Open Day. Viva Open Day. Ospite per un giorno negli studi di Viva Sam. Buongiorno. Vedere come dire se, perché niente. Noi non abbiamo dato nessuna informazione, niente. Quindi era normale aprire in questo modo. Con grande enfasi, proprio ho sentito usciva dai pori di tutti gli astanti. Vabbè, non è che possiamo farlo tutte le volte. No, ma infatti stavolta non abbiamo suggerito niente. Uh-huh. Ma non è che di loro spontanea volontà neanche un cenno, niente. No, arrivano solo lì un po' paralizzati, mi sembra almeno. Cominciamo a conoscere i primi eroi di oggi. Abbiamo un attimo Giovanni e Irene. Ben arrivati, ciao Gio. Ciao. Possiamo chiamarti Gio? Certo. Per gli amici. Per gli amici. Loro vengono dalla provincia di Bergamo, esattamente il paese di? Bariano, il famoso Bariano, mai sentito, nel senso, dove si trova esattamente? Vicino più o meno a Treviglio. Vicino dai. A Treviglio, beh, allora sì, dai. Beh, infatti, senti che parla un po' così, no? Cioè, beh, non è che sei Bergamo, sei un po' tra Bergamo e Milano, dai, testa, Treviglio. Allora, Giovanni è accompagnato da Irene, è la fidanzata? Sì, la fidanzata. Perfetto, allora vogliamo subito dire, prima ancora di ricordare come Giovanni ha vinto il Trentelode, a chi assomiglia, no? Vai, la coppia famosa. Visto che li ha battezzati lei. Lui è pari, uguale, stessa attaccatura di capelli, 1-1 a David Guetta. È David Guetta, David assomiglia molto a David Guetta, mentre invece lei è un po', diciamo, un po' meno somigliante, ma anche lei ha un'attitudine verso Claudia Schiffer. È Claudia Schiffer, abbiamo siamo David lì. Guetta e Claudia Schiffer, ragazzi. Siamo lì. Siamo anche un po' emozionati. Allora, Giovanni, tu come ti sei aggiudicato il Trentelode? Allora, circa 2 settimane fa, tipo, avevo mandato la foto di un Vespa 125 Primavera. E niente, dato che l'argomento era la primavera, ho mandato la carcassa di un 125 Primavera. Io ricordo perfettamente quell'immagine, chiaramente la primavera era, cioè la Vespa comunque ricorda la primavera perché comunque comincia la bella stagione, quindi si ricomincia ad andare su due ruote, ma anche perché chiaramente la Vespa era una Vespa primavera e quindi veramente non poteva non vincere. La cosa che mi è piaciuta di Giovanni, che non ha detto la Vespa, ha detto un Vespa 125. Che è sempre quel modo lì, esatto, no? L'ha detto al maschile, no? Tra l'altro c'è anche la S un pochettino. Fai se puoi sentire la S un pochettino così? Un pochettino così. È un po' a capire, cioè lui è già di Milano, fratello. Oh, ci stai perché dentro. Io ho origini anche di Milano. L'avevo capito, figlio, sai. Giovanni, tu che fai nella vita? Io faccio il meccanico. Ecco perché chiaramente la passione per la Vespa. In un'officina a Ghisalba. E niente. E fai anche il DJ, comunque. E faccio anche il DJ, questa passione. Certo. Vabbè, poi di notte, quando ha finito di lavorare come DJ, ruba le vespe, le porta ruba le carcasse e poi le mette. No, ma guarda che cioè, dietro questo mondo c'è un business micidiale. Noi, tra l'altro, abbiamo un amico, collega, collaboratore che è veramente specializzato in questa cosa, che è Diego Milesi. Tra l'altro, anche lui di quelle parti, originario di Treviglio, se non sbaglio. Adesso vabbè, da anni abita sul Garda e lui è veramente appassionatissimo di queste cose, cioè c'è veramente un business bestiale, proprio lui lo fa per passione. Tu vai a casa sua, in realtà quando tu arrivi a casa sembra veramente un'officina, perché ha vespe ovunque, esatto, cioè tu apri la porta, che ne so, dello sgabuzzino, c'è dentro una vespa. vai a pisciare e quando entri in bagno c'è uno specchietto della vespa che ti si infila nel naso. No, tra l'altro è iniziato come gioco e passione, mm-hmm. E poi è diventato un business, tanto più che ci ha detto negli ultimi tempi è diventato un impegno, proprio perché comunque frutta. Ma è una passione per te o un lavoro? No, è un lavoro, cioè. E poi anche, cioè, un Vespa magari del 50 o 60 ha anche un certo valore, cioè, quindi. Esatto. Io a casa c'ho una Vespa, come si chiama? Quella con quella che ha tre marce okay. Con il fanalino piccolo davanti. Cosa sarà? Quella che vale di meno, sai? Non è vero. È una Vespa degli anni 60, credo, fine anni 60. O la Faro Basso, o la 50. No, la Faro Basso no, non è una Faro Basso. È proprio c'è il manubrio e il fanalino piccolo. Io mi ricordo, io quando dico è quella con il fanalino piccolo, tutti, sì, ho capito. Perché poi il fanale si è aumentato la dimensione. E io sempre gesticolo, fa dei gesti, ragazzi. È una roba sempre carico così. Certo. No, adesso la cerchiamo, per curiosità. Adesso la cerchiamo. Facciamo una valutazione su due piedi. Giovanni è accompagnato dalla fidanzata Irene, che invece fa.
Oltre a fare la modella in giro per il mondo come sosia di Claudia Schiffer, diciamo che adesso mi sto laureando, tra 2 settimane c'è la data di laurea. Aspetta, qui c'è un'esclamazione di Sani, sì? Ad hoc, quella che fai sempre tu. 1, 2, 3, sti cazzi. Per fortuna sono arrivata alla fine, no? Ce l'hai fatta, finalmente. In che cosa ti laurei? Infermieristica, quindi se Nasti dovesse svenire in questo istante, in qualche modo puoi intervenire. Io sono sempre pronta. Ma scusa, abbiamo dei casi umani, casi clinici come Fabio Mac. Ah, è sparito, strano. Ogni tanto Fabio capita di avere degli svarioni. Sparellamento, quindi, ecco, se devi svarionarti, Fabio, fallo oggi perché sei in una botte. Siamo a posto, una botte siamo qui, ecco, non so, se vuoi fargli subito un'incisione. certo, fallo. Anzi, le infermiere non è che incidono. No, infermiere è una volta buona che ecco, è tornato, vedi che è tornato. Facciamo due. No, stesso Fabio, non volevo. È stato così un esempio, ecco. Beh, insomma, comunque in bocca al lupo, congratulazioni, ti li facciamo già in anticipo. Come non si fa? Si fa in anticipo. Ma sì, vabbè, ma ci mancherebbe, ormai è fatta, dai. C'è uno che arriva alla laurea, è fatta. La laurea serve più o meno per il voto, no? Vabbè, prima c'è l'esame di Stato, Prima? Prima c'è l'esame di Stato. E quando ce l'hai quello? Il 9. Il 9 aprile? 9 aprile esame di Stato, il 10 o l'11 discussione della tesi. Ma lì cosa fate l'esame di Stato? Non so, fate finta che uno fanno le parole crociate, sai, che fanno la schedina, dai cazzo, Gianluca, gnigni. No, uno sta male, sviene e l'infermiera deve intervenire. Ma Non so. C'è un caso clinico che viene sottoposto con delle domande a cui noi dobbiamo rispondere. E incredibilmente, ragazzi, noi abbiamo il caso clinico. Ce l'abbiamo. Vieni, Fabio. Facciamo un preesame, facciamo un piccolo test. Vediamo quanto sei preparata. Guarda che il caso è veramente clinico. Lì ci hanno provato veramente un sacco di gente. Non sono riusciti. Eccolo qua. Vieni qua, Fabio Jack, vieni qua vicino a me. Allora, il caso più che clinico è disperato. C'ho un po' paura, eh. Vieni qua. Allora, attenzione, io inizierei così, dalla pupilla. Guarda, aspetta. Allora, come puoi vedere, la pupilla è sempre così, una mensa. Cioè, non si capisce, non è né dilatata. Non è reattiva, diciamo. Non è reattiva, cioè, non reagisce, non reagisce. Colpetto sotto. No, Fabio, allora, lei siccome è un'infermiera, mi ha detto, abbiamo un caso clinico in radio, chiaro. Però so che tu hai questo problema alla gola, no? Ogni tanto partiamo con la pressione. Vabbè, con la pressione. Sei basso di pressione? Sì. Come fare per alzare la pressione a Fabio Mac? Allora, innanzitutto partirei con i rimedi della nonna. Ecco, Irene, scusa un attimo, solo ti interrompo. Nasti, un altro colpettino che magari. Potrebbe funzionare anche quello. Potrebbe funzionare. Però diciamo che prima si partono con i rimedi della nonna. Esatto. Non essendo medico, non è che azzardo a dare dei farmaci così, quindi direi un po' di liquirizia, un po' ho capito delle mie caramelle barbati. Liquirizia e caffè. Liquirizia è parola scorta. Perfetto. Poi dopo la pressione abbiamo altri malanni, no? Partiamo la pressione, va bene. Ascolta, hai la possibilità di avere un check up completo, fallo, no? È gratis. Ho male al ginocchio, male però quello. Hai fatto qualche visita? Beh, menisco? Devo aver lesionato il menisco. Ah, ottimo, allora direi visita dall'ortopedico. Ok, antibiotici per il dolore? No. Antibiotici per il dolore? Vabbè, sono i bambini che non sono antidolorifici. Antidolorifici è il limite. Antidolorifici. Fabio Jack, che te lo dico a fare? Questo se droga, ragazzi. Ma arriviamo alla gola, Spieghiamo il tuo problema. La gola è un casino. Lui si sveglia con la gola secca. Sì, mi sveglio con la gola secca di notte. Come fare? Bere un po' d'acqua. Naturale, frizzante? Naturale. Okay. Naturale, che devo fare? Naturale. Poi un po' di propoli, non so. Un po' di propoli. Occhio alla propoli, ragazzi, che io l'ultima volta che ho preso la propoli... Ti ho ubriacato? Ha perso la strada di casa? Avevo due labbroni così, io sono allergico alla propoli, ho due labbra così. Complimenti. Adesso che lo sappiamo. Come? Risparmi sul botulino. Risparmio sul botulino, esatto. Costa una cifra. Una bella idea. Vabbè, comunque ringraziamo il caso clinico, Fabio, hai avuto un check-up gratuito e ora sarai sicuramente meglio, ti vedo molto più sollevato. Ma molto più tranquillo. Esatto. Torna pure in corsia, vai. Ragazzo, peggiora di giorno in giorno, guardare. È fatto così. Grazie allora ai primi due eroi di oggi, Giovanni e Irene, in bocca al lupo ancora Irene per la tua tesi, in bocca al lupo a Giovanni per le tue vespe. Grazie. Poi comunque ritorneranno per altre cose, intanto continua Vivo Pen Day tra poco. Academy.